Buongiorno, ringrazio anche io Piero e Maurizio perché hanno organizzato tra mille difficoltà questo convegno. Prendere la parola dopo Luigi Ferraioli è un po' difficile perché, voglio dire, è una relazione la sua, è stata una relazione la sua, come dire, magistrale, insomma, nel senso di che cosa ci aspetta, in che mondo siamo. Ecco, la mia sarà molto più modesta riguardo la città come ecosistema, era questo il tema che mi era stato affidato. E, ecco, questa prima immagine è la città futura secondo l'Europa, dove tutto è bio, verde, eccetera, insomma. Le automobili sono bio, gli edifici sono durevoli. Le fabbriche sono verdi, eccetera. E questo ha un vantaggio, nel senso che nel momento in cui il ciclo di vita di questi manufatti terminerà, invece che distruggerli, ce li possiamo mangiare perché è tutto bio, è tutto eco, eccetera. E, ecco, la next generation EU, di cui discende il PNRR, insegue la falsa pretesa che è sufficiente modificare i prodotti per cambiare la rotta del capitalismo, come se bastasse sostituire il carbone e il petrolio con fonti rinnovabili, magari con un po' di nucleare di ultima generazione, che nessuno ha mai capito che cos'è, ma insomma c'è questa utopia, diciamo, con la tecnologia e con la scienza si possono rimettere a posto le cose. E qui, dicevo, la crescita infinita è come il mondo perpetuo, nel senso che non mi ricordo se è la metà del 700 o del 800, non so, del 700 forse, in Inghilterra non accettarono più i brevetti per le macchine con moto perpetuo, perché hanno capito che il moto perpetuo era impossibile, contraddirebbe il secondo principio della termodinamica, ma insomma, voglio dire, non esiste un moto perpetuo. E il moto perpetuo non è di per sé impossibile, è altamente improbabile, tanto che si dice che è più facile che una scimmia scriva guerra e pace battendo a caso sulla tastiera di una macchina da scrivere che non si realizzi in modo perpetuo. Quindi questo rende l'idea di quanto sia difficile. Niente cresce all'infinito. E anche questa è una cosa che, come dire, l'economia cresce sempre, il PIL deve sempre aumentare. E allora questa cosa non funziona, nel senso che in natura non c'è niente che cresca all'infinito, perché se una cosa crescesse indefinitamente, ucciderebbe tutte le altre. Quindi in natura c'è sempre un equilibrio, che è il modello di Volterra, cioè il modello preda-predatore, cioè se ci sono le prede aumentano i predatori, ma se aumentano i predatori diminuiscono le prede. E se diminuiscono le prede, diminuisce anche il predatore e così via. Quindi, come dire, un ciclo che è continuo in cui, voglio dire, non c'è mai il vincitore, insomma, diciamo così. Ecco, fin qui parliamo degli ambientalisti, non so come definire, istituzionali tecnologici, coloro i quali, pur riconoscendo i cambiamenti climatici, perché molti non lo riconoscono, voglio dire, ma insomma, sapete l'ultima vicenda di Prodi, non so, Franco mi pare, non so, il fratello il quale ha fatto un articolo dicendo che i cambiamenti climatici non sono, insomma, non sono opera dell'uomo, è stato pubblicato su un gruppo di ricerche, su di riviste, in cui fa capo Science, che è la rivista prestigiosa. Ci sono molti scienziati che si sono sollevati contro questo articolo. La rivista ha ritirato l'articolo, e che, voglio dire, è una cosa molto, molto
molto pesante, nel senso che è come dire l'articolo era falso, voglio dire, o comunque conteneva delle affermazioni non condivisibili. Ecco, poi a parte la città sostenibile, la città dell'Europa, che avete visto tutto Dio, ecco, c'è poi invece, ci sono le fantasmagorie tecnologiche, ipertecnologiche, questo per esempio l'incubo metropolitano, ma no, non siamo lontani da questa situazione. Basti pensare che a Bologna è in progetto di realizzare un raccordo a 18 corsie, 18 corsie, quindi a Bologna. Ecco, nel frattempo, questo anche forse un elemento di cui poco ci si sofferma, la somma di tutti i beni prodotti dall'uomo. Strade, edifici, tutto, voglio dire, automobili, frigoriferi, eccetera. La somma di tutti i beni prodotti dall'uomo ha superato la quantità di produzione naturale della biosfera, che sono soprattutto le biomasse. Quindi noi ci troviamo già in un pianeta che è artificiale, in cui la produzione, voglio dire, dell'uomo è maggioritaria. Un po' come per chi conosce, per chi ama i libri di fantascienza, c'è una trilogia di Asimov che parla di un pianeta Terminus, che è un pianeta artificiale coperto da un'intera superficie, è coperto da cemento e acciaio. Poi c'è il consumo di suolo. Anche qui il dato è allarmante: 60 km quadrati l'anno. 15 ettari al giorno, 2 metri quadri al secondo, cioè 2 metri quadri al secondo spariscono in terreno perché è cementificato. E siamo a livello di una copertura artificiale del 7,11% rispetto alla media europea che è del 4,2%. C'è una legge in Parlamento, credo, sul consumo di suolo, ma che non va avanti da molti anni. Ecco, per parlare del tema un po' che mi è stato assegnato, dico che la città è un ecosistema. Ora, un ecosistema è un sistema composto di più parti, parti viventi, biotiche e abiotiche, viventi e non viventi, interconnesse tra loro, attraversate da flussi di energia. Soltanto che l'ecosistema naturale, un laghetto, una laguna, eccetera, questa energia che attraversa le diverse parti interconnesse è energia solare. Nella città questa energia non è energia solare, ma è energia prodotta in gran parte, se non in massima parte, dai combustibili fossili. Quindi la città non è attraversata, diciamo, dall'energia solare. Ecco, la differenza tra i due sistemi artificiale, la città e l'ecosistema naturale, è che il metabolismo nell'ecosistema urbano è molto più intenso rispetto a quello del metabolismo degli ecosistemi naturali, e quindi richiede un flusso di energia maggiore. Il flusso d'uscita inoltre è caratterizzato da sostanze velenose, cioè inquinamento, degrado, eccetera, eccetera. Ne consegue che la famosa città sostenibile non esiste. Non esiste perché ogni città sopravvive grazie a un flusso di materie, energie, come dire, minerali e quant'altro che provengono dall'esterno. Questa cosa si misura con un indice che si chiama Ecological Footprint, cioè l'impronta ecologica che è necessaria per la sopravvivenza della città. Se noi sommassimo tutte queste impronte ecologiche, verrebbe fuori che esse sono maggiori della superficie del pianeta, cioè la città non è sostenibile, così com'è, naturalmente. Va bene, io farò riferimento soltanto, visto che stiamo parlando di tema ambientale, soltanto ai problemi strettamente ambientali, senza trascurando quelli legati alla disuguaglianza, povertà, emarginazione, cioè solitudine urbana.
La produzione di CO2, quindi la produzione di CO2 nelle città è dovuta prevalentemente alla mobilità, cioè al sistema di trasporti privato, perché il sistema di trasporti è prevalentemente privato, e agli edifici, cioè al riscaldamento. Il 60-70% delle emissioni di CO2 è generato dalle città, quindi l'obiettivo europeo di ridurre il taglio del 55% entro il 2030, comporterebbe ovviamente un intervento radicale nelle città per quanto riguarda la mobilità e il riscaldamento. Se poi passiamo a Roma, la popolazione che si muove con l'auto privata è superiore al 60%. Ed è cresciuta rispetto al 2019, dove era il 46%. E quindi Roma era al primo posto nella graduatoria per il tasso di mortalità di incidenti stradali, considerato che la mobilità appunto riguarda la gran parte della popolazione, si muove sull'auto privata. La velocità media di un'auto nel centro di Roma è di 13 km/h. Con i cantieri del Giubileo, adesso credo che sia scesa ancora, insomma, la velocità media di un uomo che cammina è circa 6 km/h, che arriva anche a 8 km/h se va di corsa. C'è da chiedersi a questo punto a che serve l'automobile. Un'altra cosa, come dire, di cui si parla molto, perché a Parigi la sindaco Hidalgo la proposta sta cercando di realizzarla, è la città dei 15 minuti. È un obiettivo interessante, voglio dire, ma la città dei 15 minuti a Roma, lo spostamento su un mezzo pubblico è di 51 minuti. Quindi i 15 minuti servirebbero a una persona che per aspettare il prossimo auto che passa, insomma, e siamo lontani da questo obiettivo. Per quanto riguarda poi la mobilità, come sapete, ci sono queste idee, voglio dire, sulle quali adesso non c'è tempo per parlarne: l'auto elettrica, l'auto a idrogeno, eccetera, eccetera, come se fossero delle soluzioni finali che consentirebbero di superare tutti i problemi. Le auto elettriche. C'è il problema delle batterie, dei metalli rari, eccetera, eccetera. Già sono iniziate delle guerre per l'appropriazione di territori dove si trova il litio, il manganese, eccetera, per fare le batterie. Le auto a idrogeno sono buffe, nel senso che è vero che sono meno inquinanti perché dal tubo di scappamento uscirebbe acqua, quindi voglio dire, un po' d'acqua, insomma, quindi non sono assolutamente inquinanti, ma il problema è come produrre l'idrogeno. Se l'idrogeno si produce con energia elettrica, siamo da capo a 12, voglio dire, quindi anche questo. Qui ho descritto quelli che sono i mali di Roma, ma che sono i mali anche di qualsiasi città. Questa mattina c'è un articolo mio su Roma, sul manifesto, dove cito un caso interessante. Se ci avete fatto caso, nella televisione compare una certa pubblicità, dice, fa vedere Venezia e le sue bellezze, eccetera, in quartiere, il ghetto ebraico, eccetera. E poi dice a un certo punto, se volete vedere Venezia, prenotatevi, cioè come fosse un albergo o un villaggio turistico o un museo, insomma, cioè la prenotazione. Allora, i mali della città, ma forse di tutte le città, sono il consumo di suolo, la raccolta dei rifiuti, la mobilità privata, gli inceneritori, le case, perché Airbnb con i suoi affitti brevi sta stravolgendo tutto il panorama, non soltanto degli affitti, ma anche degli abitanti in una città. Vedete il caso di San Lorenzo a Roma, dove, voglio dire, bisogna passare attraverso questa forca caudina dell'Airbnb. La turistificazione selvaggia, da alcuni ritenuta come una ricchezza, cioè,
Ho assistito, sempre in televisione, a un'intervista del sindaco di Terni, uno strano personaggio, voglio dire, il quale a un certo punto ha detto: io rivolterò questa città, badate bene, Terni è una città in cui ci sono molte opere dell'architetto Mario Ridolfi, quindi molto interessante da questo punto di vista. Ridolfi credo che abbia fatto anche il piano regolatore subito dopo la guerra. E allora il sindaco ha detto: io rivolterò questa città perché la voglio che sia uguale a Dubai. A Dubai, Terni. L'urbanistica, naturalmente, è inutile parlarne dopo la sua stagione gloriosa, riformista, e ormai, voglio dire, prona al servizio dei poteri forti. Io ho detto Roma da vivere, perché noi parliamo della città sostenibile, anche di Roma sostenibile. Ma poi ci sono i progetti, tantissimi. A Fiumicino, il porto delle grandi navi crocieristiche, quindi quelle navi alte 11 piani, voglio dire, a Fiumicino ce n'è già una, c'è Via Vecchia, che funziona benissimo, ma anche a Fiumicino, cioè, quindi a una distanza di pochi chilometri. La foresta romana, forse non molti sanno che cos'è, si tratta di un progetto del solito Archistar, a Piazza dei Medicatori. Cinque grattacieli green, il tipo di quello realizzato da Boeri a Milano, la foresta verticale, il bosco verticale, cinque grattacieli di questo genere. Stiamo parlando di ecologia, la cementificazione che procede come non mai, i parcheggi, c'è una miriade di progetti di parcheggi a Roma, i quali non so se si faranno mai. Per esempio, c'era uno a Porta Pia, appena hanno cominciato a scavare, hanno trovato naturalmente i resti di qualche cosa, per cui adesso non si sa che cosa fanno. Ma i parcheggi sono tantissimi. E noi sappiamo che i parcheggi non solo non eliminano o non riducono la mobilità privata, ma anzi l'aumentano. Lo stadio della Roma, voglio dire, è una leggenda ormai, da qualche parte si deve fare. A Pietralata, che è una zona, se voi ci passate, dove se c'entrate perdete veramente qualsiasi orientamento. Poi c'era il progetto Fori, che sembrava appunto una cosa che finalmente il progetto Fori, ma anche questo affidato a Tucci, a Walter Tucci, che a titolo gratuito, tra l'altro, ma pare che i quartieri. Dopo un colloquio con Valditara, mi pare, ministro della istruzione, abbia deciso che, come dire, si fa in una maniera diversa. Ecco, qui il confronto con quello che fu il progetto di Nicolini, che aveva coniato questo termine, il meraviglioso urbano, insomma, il meraviglioso urbano. Ecco, il confronto tra questo progetto di Nicolini e le opere frammentate, sparpagliate in tutta la città, è impietoso, nel senso che Nicolini aveva un progetto proprio di trasformare la città in una sorta di piazza pubblica, quindi di festa permanente, unendo tra l'altro il basso con l'alto. Vi ricordate il film Massenzio, dove si poteva vedere sia un film di Visconti sia il pianeta delle scimmie? Ecco, in quel periodo dell'estate nicoliniana del sindaco Petroselli, Roma divenne meravigliosa, nel senso che si riscoprirono luoghi abbandonati, il Mattatoio, la Basilica di Massenzio, perfino Castel Porziano, dove si tenne il famoso Festival dei Poeti. E la città cambiò molto, diventò appunto una grande piazza di festeggiamenti, di incontri, di scambi, eccetera, eccetera. E a Nicolini fu rimproverato l'effimero. Dopo 10 anni ancora parliamo di Nicolini e delle cose che ha fatto, tutt'altro che effimero. Io credo che l'effimero sia questo, le opere che si stanno facendo a Roma, ma in tutte le città italiane, grandi città italiane, a Milano forse ancora di più,
Perché quando passata la festa, diciamo, nel caso di Roma, passato il Giubileo, quando questi imbellettamenti perderanno, il loro smalto, allora sì che ci troveremo a che fare con delle nuove rovine, però diverse da quelle precedenti. Questo è invece un messaggio di augurio. Cambiare si potrebbe. Questa è Piazza del Plebiscito. Un garage praticamente, prima dell'intervento del sindaco di Napoli, Bassolino, Bassolino, Bassolino. e dell'assessore De Lucia. Questa me l'ha raccontata, questo è un episodio che invece mi ha raccontato De Lucia. Il giorno della pedonalizzazione di Piazza del Plebiscito, e De Lucia mi ha detto che non dormì la notte. Perché il giorno dopo chissà che sarebbe successo con i napoletani, invece ci fu un silenzio, la piazza vuota e un silenzio totale. Una macchina dei carabinieri entrò in piazza del Plebiscito, inseguito da un poliziotto, da un vigile urbano che gli voleva fare la multa. Allora, ecco, così cambiarono le cose. Grazie. Grazie a Enzo, ringraziamo anche per questo lavoro su Roma che ci aiuterà sicuramente anche con questa giunta che certamente non è che si muove in maniera a noi.